Tutti. Allora, oggi vi insegnerò, diciamo, cosa dovete comprare o usare per lavorare il fimo. Allora, prima di tutto i panetti di fimo ci sono Soft, Effect, Classic, Kids e Professional. I migliori sono il Soft, il Classic e il Professional. L'Effect diciamo che si usa più per le decorazioni, però anche quello è molto buono. E a me piace tanto il Soft, perché è meglio modellabile. Allora, dovete comprare prima di tutto, quando iniziate, i colori primari, ovvero blu pacifico, nero, questo qui non so che numero è, questo qui so che è il 6, questo qui è lo 0, il bianco, questo qui è il limone numero 10, questo qui è il rosso 24. Man mano che diventate più bravi, potete iniziare a comprare questi qui con colori più professionali, diciamo. Poi qualcosa che avete di reperibile in casa è un vecchio spazzolino. Il mio è tutto sporco perché lo uso per lavorare il fimo. Se non avete uno spazzolino, potete usare una carta argentata, di carta argentata rotolata, una pallina, e viene lo stesso effetto. Poi c'è il taglierino, che diciamo che io ce l'ho così. Però ancora meglio del taglierino, cioè, ci sono le lame lì da tagliere, che trovate in ferramenta. Sono molto più comode, però io essendomi abituata con il taglierino uso il taglierino. Poi serve qualcosa con cui, diciamo, una specie di mattarello per il fimo. Io uso questo, non fateci caso. E infine in questa valigetta diciamo che ho le cose essenziali per i gioielli, come ad esempio qui ho gli anellini, poi qui ho i chiodini, poi qui ho le chiusure per bracciali e collane, metti a fuoco cavolo. E poi qui ho le monachelle per orecchini, semplici con perline e senza perline. E poi ho anche le catenelle, ovviamente, che non mi metto a farvele vedere. Io praticamente uso queste cosine qui. Poi ho anche i phone scrapper e roba del genere. Questo qui era l'essenziale, diciamo, per lavorarlo. E non lo so, fatemi sapere se il video vi è piaciuto e ci vediamo alla prossima. Ciao!